Buonasera a tutti e benvenuti a chi ci segue da casa. I preparativi sono stati ultimati e l'atmosfera qui allo stadio è elettrica. Gli esperti prevedono pioggia, ma a giudicare dall'affluenza di pubblico sembrerebbe il contrario. Gli spalti infatti sono a completo. I tifosi non si sono fatti intimorire dalle previsioni e ho la sensazione che vivranno una serata di grandi emozioni, di quelle che solo le manifestazioni più importanti sanno trasmettere. Che complesso magnifico! È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. ...3-5-2, quindi il tecnico opta per una difesa a 3. Con questo modulo Fabio sembra di essere tornati agli anni 70, quando tutte le squadre giocavano in questo modo. In un certo senso è l'evoluzione del famoso catenaccio. Certo, oggi il ruolo del libero è pressoché scomparso. Si può dire che il suo erede naturale sia il regista arretrato. Si posiziona a protezione dei suoi difensori, non più. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. La gioca a sinistra. L'avversario ha avuto la meglio. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. C'è il lancio lungo. Palomino riprende il possesso. Ecco Zapata. Ecco Zapata. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Provano a ripartire da dietro. Vuole la profondità. Non sono riusciti a trovare lo spiraglio giusto per entrare in area. La loro azione si conclude qui. Zapata prova la soluzione in fascia. Grande occasione. Zapata, e c'è il gol dell'Atalanta. Prima rete per l'Atalanta. Che gol, mica male, davvero mica male. Atalanta segna il gol che sblocca la gara. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Palla al centro. Freuler. Scodella in avanti. Cerca spazio. Lungo passaggio in avanti. Trova il compagno in ottima posizione. Può provare. Infilza il portiere. Sono già scappati via. Avversario in difficoltà. Aveva tutto lo specchio della porta a disposizione e non ha mancato l'appuntamento con il gol. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Dunque. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Prova la giocata di misura. C'è un'opportunità a concludere. Non si fermano più, ancora segno. Sembra avere il totale controllo della gara. Rubata palla, gli avversari sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Mm-hmm.
E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Si è vista una sola squadra in campo, ma anche così non si può dire che questi primi 45 minuti siano stati noiosi. Il loro piano partita era perfetto, ma per eseguirlo serve anche l'approccio giusto. I tre gol ne sono la testimonianza. Devono continuare così ed evitare di specchiarsi e rovinare tutto. L'Atalanta ha le mani sulla partita dopo 45 minuti intensi e tre gol in dote con cui iniziare la seconda frazione. Calcio di punizione per l'Atalanta. Palomino. Gosens. Gioca una palla lunga. Occasione per il contropiede. Lotta, ma perde l'equilibrio. C'è fallo. Freuler, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. E pass, occhio al tiro! Sbaglia al momento della conclusione. Hanno sfruttato benissimo il varco centrale, procurandosi una grande occasione. Riceve il passaggio e perde il duello fisico con l'avversario. Ecco Ilicic. Zapata, buona opportunità. Freuler. Zapata, buona opportunità. Duván Zapata ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. La gioca in profondità. Da lì può concludere, ci prova. E c'è la rete. E sembrano davvero non volersi fermare. È rimasto in linea con la difesa fino all'ultimo istante per poi partire al momento giusto. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Zapata. Ecco Ilicic. Zapata. Può colpire. Buon rete. Ne segnano un altro e adesso piove sul bagnato. Sì Fabio, e da quello che vedo potrebbe non essere l'ultimo. Tripletta, hat-trick, che partita eccezionale la sua. È in uno stato di forma a dir poco strepitoso. Partita saldamente nelle loro mani. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Opportunità per Ilicic.
ci mette il fisico e conquista il pallone. Duván Zapata aveva pescato magnificamente il compagno. Josip Iličić perde l'attimo per calciare e l'azione sfuma. Zapata. Il quarto uomo alza la lavagna luminosa e indica un recupero di 3 minuti. Troiler. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Una vittoria ottenuta con tutte le caratteristiche giuste. Intensità, qualità offensiva, concentrazione. Ha funzionato tutto. Luca, che ne pensi della partita di oggi? L'Atalanta era più forte sulla carta, lo sapevamo già, ma l'ha confermato anche sul campo, fin dalle battute iniziali. Ha vinto la squadra che se lo meritava. Non c'è altro da aggiungere.